vicoli, gallerie e passaggi angusti. Un labirinto scavato a mano nel cuore della montagna. È la Sfinge della Val Ganna. Una cavità artificiale con un ingresso nascosto in mezzo al bosco, come è stata riscoperta? È stata riscoperta casualmente da un canonico, Raffaele Inganni, verso la fine del 1800. Mentre girava da queste parti con i cani, ha trovato questa apertura e da lì è nato un lunghissimo ciclo di esplorazioni che ancora oggi è vivo. Ha uno sviluppo molto ampio, sono 4 km circa, di quali 2 sono stati rilevati. Ed è molto curiosa perché ha degli ambienti molto particolari, molti cunicoli che si intersecano su più livelli, molti di dimensioni molto differenti, ci sono cunicoli molto ampi, molto alti, alcuni molto stretti e alcuni con dei crolli. Dopo anni di ricerche ancora non si è riuscito a capire cosa servissero queste cavità e perché siano state fatte. Ed è questo il bello. Viene chiamata Sfinge della Val Ganna proprio per il mistero che ancora non è stato svelato. Esistono delle ipotesi, la più accreditata è che nascesse come opera mineraria, quindi per estrarre metalli del ferro o derivati. Sono state fatte delle ipotesi su che strumenti e che tecnica sia stata usata per scavare queste gallerie e una datazione. Tutto l'ambiente è stato realizzato a mano, scavando la mano senza l'ausilio di esplosivi. E questo ci può collocare anteriormente al XVI-XVII secolo. Può essere molto più antica. Nella galleria centrale ci sono delle tracce che lasciano pensare che ci scorressero dei binari. Cosa può voler dire? Ci sono delle traversine che appoggiano su delle piccole cavità che servivano per tenerle fisse. Su queste traversine probabilmente si fissavano dei binari per far correre dei carrellini che idealmente potevano portare il materiale lavorato, il materiale di risulta all'esterno per non occupare gli ambienti scavati. Ci sono molti aneddoti intorno a questa cavità e uno in particolar modo che ha un sapore tragicomico. Sì, si parla di un personaggio, un signore francese che imprudentemente si sarebbe addentrato qua dentro da solo e con un unico impianto di illuminazione che poi si è anche rotto, quindi è rimasto al buio. Ha provato a trovare la via d'uscita, ma è rimasto dentro 3 giorni ed è stato ritrovato casualmente da altri esploratori che sono venuti anche loro qui all'interno dell'antro, cogliendolo proprio nell'attimo, l'hanno salvato, nell'attimo in cui stava per spararsi in bocca col revolver che si era portato dietro, perché non trovando più l'uscita stava impazzendo. Io so dove è uscito.